Bentornati a tutti, picciotti. Allora, vi voglio dare un consiglio rapido, velocissimo, una pillolina, diciamo, come raccogliere la zucchina per evitare problemi di virosi. Perché se la raccogliamo col coltello, così, per facilitare le cose, possiamo trasmettere alcuni tipi di virosi, quindi da pianta a pianta, perché il coltello si sporca, no? Viene contagiato, insomma, come si dice, l'avete capito. Va bene, dobbiamo fare una cosa rapida, quindi se no poi ogni volta troppo lunghi. Io vi invito sempre a seguire il canale, iscrivervi, mettere mi piace, c'è il gruppo, guardate i link in descrizione alla fine. Ovviamente già siete dei bravi picciotti, inutile che ve lo dico ancora. Tutto qua, andiamo a vedere la pianta. Attenzione. Ok, tenetevi forte. Allora, la pianta. Questo è il nostro piccolo filare di zucchina. Ok, non mi ricordo quante piante sono. Comunque, non ve l'ho presentato. Ora vediamo solo questa cosa. Intanto, un'altra pillolina bellissima. Le prime zucchine, le prime due, anche tre. Vedete qui. Dobbiamo toglierle. Ok, toglierle quando sono piccole, quando sono 4-5 cm, per non indebolire, co come questa. Vedete, quando sono la dimensione di questa qui. Togliamole le prime due e tre, perché sennò la pianta resta piccolina. Va bene? Così diamo forza alla pianta. Poi per raccogliere questa, invece di tagliare col coltello lì diciamo all'inizio, facciamo. Ora scusate, non so se ci riuscirò perché con una mano tengo qua. Quindi prendere la zucchina così e ruotarla a destra e a sinistra, due o tre volte, ecco, mi viene male però considerate con una mano, fin quando non si stacca. Ecco, ruotiamo. Ok, per non rovinarla, ci siamo. Così con questo sistema noi non andiamo a sporcare il nostro coltello o la forbice, non so cosa utilizzate voi. Così noi le raccogliamo, mettiamo nel secchiello, ora io l'ho lasciato lì. Va bene, signori, dovrei ritornare, come faccio? Oppla. Ok, va bene, è stato un piacere condividere questa pillolina così produttiva con voi. Mi raccomando, seguiteci, fate i bravi picciotti e mangiate solo cose genuine. Ciao a tutti.